sabato 5 settembre a Villa Damaso Bianchi, meglio conosciuta come Il Minareto alla Selva di Fasano, si è svolta una conferenza di presentazione della candidata al Consiglio regionale Caterina Marini, a sostegno di Michele Emiliano, presidente, nella lista Puglia Solidale e Verde. La Marini ha dichiarato il bisogno di una svolta ecologica nella gestione della cosa pubblica, indicando i punti programmatici da seguire. Questa la sua risposta alla nostra domanda: per quale motivo un fasanese dovrebbe votare lei invece di un altro dei 5 candidati locali? Beh, io sono l'espressione di quelle che sono fondamentalmente le motivazioni più vicine a tutti quanti, in certo senso, ovvero quelle legate all'ambiente. E fino ad ora, diciamo, si è sempre parlato di ambiente, si è sempre cercato un pochettino di discutere di ambiente, di come in un certo senso anche difenderlo e proteggerlo. Però la presenza degli ecologisti o comunque di coloro che hanno a cuore l'ambiente in realtà è ancora molto debole all'interno delle istituzioni. Bisogna cercare di portare avanti innanzitutto le stanze, appunto, in difesa dell'ambiente, presenziando proprio all'interno delle istituzioni, ma non lo si fa solamente per una questione, diciamo, ambientale, perché oramai tutta la nostra vita sociale, economica, anche di sviluppo economico, è legata essenzialmente alla problematica ambientale. E poi perché fondamentalmente, in un certo senso, ce lo chiedono i giovani, cioè i giovani ancora prima di noi hanno cominciato in un certo senso a scendere nelle piazze, non a caso Greta Thunberg ha creato questo grande movimento, e la cosa fantastica è proprio questa, cioè proprio ieri mi è arrivata la notizia di un gruppo di ragazzi fasanesi che si sono recati a Torre San Leonardo in bicicletta e hanno pulito la spiaggia, e questo è un bellissimo esempio di come i giovani ci chiedono di cambiare il passo. Quindi perché votare me a Fasano? Perché innanzitutto significa portare avanti appunto questa posizione, ovvero cercare in un certo senso di aiutare l'istituzione a cambiare rotta, o perlomeno a cominciare a cambiare rotta. In Puglia ne abbiamo tanti di problemi, ma per essere anche questo bellissimo parco potrebbe diventare un domani un problema laddove non si dovesse tutelare. E quindi alla fine la presenza chiaramente di persone della sensibilità verde aiuterebbe in un certo senso quel percorso di conversione della gestione regionale, se vogliamo, verso politiche più ecosostenibili. Ora tutti parlano di ambiente, tutti vanno con questi simboli verdi. Io ci tengo a rimarcare che, essendo candidata di Europa Verde all'interno della lista Puglia Solidale e Verde, gli unici verdi, veramente verdi nell'animo, nel cuore, come uso io nel mio slogan, un cuore verde per la Puglia, sono proprio quelli di Europa Verde. Nel senso che io invito gli elettori a diffidare dalle imitazioni, perché va di moda parlare di ambiente oggi, però in realtà le battaglie sono state condotte e si continuano a condurre sempre con l'ottica della crescita e dello sviluppo, e tenendo però molto in considerazione quello che è l'ambiente circostante e quello che in un certo senso dobbiamo difendere, perché sotto gli occhi di tutti, e da prima o poi bisogna pur partire a tenere in conto del valore ambientale all'interno delle decisioni politiche. Pertanto, diciamo, noi di Puglia Solidale Verde, noi di Europa Verde, vediamo appunto la Puglia come una regione dinamica, una regione in cui si può cominciare questo percorso. E perché no, data la posizione nel Mediterraneo, è bello pensare a una Puglia che possa appunto trainare il resto dell'Italia in questo cambiamento. E noi ce l'auguriamo tantissimo, lo dobbiamo ai giovani che ce lo chiedono, ma lo dobbiamo anche ai bambini, alle nuove generazioni, perché è a loro che stiamo lasciando questo pianeta. Dobbiamo cercare di lasciarlo, non dico come l'hanno consegnato a me, perché probabilmente era già compromesso, ma come in realtà lo tenevano, lo custodivano i miei nonni e i loro genitori e i nonni di tutti noi. Ed è lì che dobbiamo cominciare un pochettino a ripensare al tutto, ecco.